rapporto tra diritto e le altre discipline è un rapporto bilaterale, ossia il diritto deve imparare dalle critiche che le altre discipline fanno, perché dicono perché fai questo, perché non fai quest'altro. D'altra parte, le altre discipline devono vedere che cosa gli dice il diritto, perché quando il diritto non è coerente con loro, può darsi che sono loro che sbagliano. E se queste due sono aperte a quello che gli fa vedere l'altro, allora tutte e due diventano migliori. Anche quando le altre discipline hanno ragione, bisogna andare ad agio, perché la gente si fide del diritto e della certezza del diritto, per cui un cambiamento troppo veloce, che sia reazionario, che sia radicale, è sempre pericoloso. Il diritto in sé è conservatore non in senso di destra o sinistra, ma nel senso che cambia ad agio, per così che la gente si può adattare a questo. E questo non vuol dire che il diritto non cambia, ma cambia in modo che la gente si può aggiustare e fare le cose pensando che sa quel che può, di cui si può fidare. Io dico sempre anche ai miei studenti che mentre un giudice riesce a dominare posizioni ideologiche, e quando diventa giudice dovrebbe smettere di avere posizioni ideologiche, quello che non può evitare è la propria storia vitale. Ossia, il fatto che io sono emigrato, che sono arrivato in America come italiano in un momento quando gli italiani erano trattati molto male, così, è una cosa che non può non avere un certo effetto su certe cose. Io insegno un corso con un altro giudice della mia corte, una persona molto simpatica, che è primo cugino del presidente H.W. Bush. La sua tiratura è completamente diversa dalla mia, e quando insegniamo a questi studenti gli diciamo: guarda, porta cose che questo può capire dalla sua tiratura, perché è inevitabile che ha un certo effetto. E do un esempio anche drammatico, un caso di se una persona che era venuta e diceva che era stato trattato male nel proprio paese, discriminato, e aveva diritto all'asilo. Eppure era rientrato una volta nel suo paese. Altri due giudici della corte hanno detto: se lui è tornato indietro, vuol dire che non lo trattavano così male. Io invece sapevo che quando noi siamo venuti, mia mamma non ha saputo che il suo padre aveva il cancro. Suo padre, mio nonno, non ha voluto dirlo a lei finché non è morto, proprio proibito, perché sapeva benissimo che lei sarebbe corsa in qua, discriminata, trattata male. Ma come poteva non fare? Dunque, non si può dire di sicuro. Certo è rilevante, ma però non dire sicuro. Hanno capito benissimo, ma questo veniva dalla mia esperienza. La giustizia è quello che cerchiamo di fare. Tutto e tutti, accademici, giudici, legislatori, se sono per bene, cerchiamo di fare la giustizia. La giustizia è difficile e bisogna essere modesti. Bisogna portare tutto quello che il buon Dio ci ha dato e poi stare ad ascoltare a quello che dicono gli altri. E così si può sperare di arrivare a un trattamento della gente che è giusto. Quello che è diventato quasi un detto che i miei studenti, quando ho finito un corso grande, mi hanno dato, è che è
importante essere bravi, essere eccellenti, ma l'eccellenza in sé può essere un male. Le persone più brutte, più cattive, erano eccellenti in quello che facevano, non erano stupidi. L'eccellenza vale solo se unita con l'amore, con la benevolenza, con l'umanità. E si cerca in tutto quello che si fa di unire queste due cose, di fare il meglio che uno può, di essere eccellente, ma sempre tenendo conto che è l'amore e l'umanità che conta.